Vai, devi tenerlo schiacciato. Non farlo andare a schiantare. Vai, vai. No, sta guidando Mirko. Andiamo di là. Sì. Devi schiacciare e girare insieme. Ha pure la retromarcia, metti. Che manovra! contro il muro. Ora posso guidare io. Aspetta. Gira nell'altro senso, no? Ok. Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Allora, oggi abbiamo portato Mirko a catechismo stamattina, è andato un po' prima, sono andati alle 10:30 perché era l'ultima giornata di catechismo, hanno fatto una festa nel cortile, nel parco che c'è dietro la chiesa, sono stati lì fino a mezzogiorno più o meno. Poi siamo andati a prenderlo e avevamo un po' di commissioni da fare. Siamo andati a fare un po' di commissioni classiche, nulla di così entusiasmante. Però mentre Mirko era a catechismo, visto che c'era anche mio marito, ne ho approfittato che con lui faccio più in fretta. Sono andata fino al mercato a cambiare, vi ricordate la maglietta con i fiori stile Robocop che ho preso la settimana scorsa? Ecco, proprio quella, l'ho cambiata e ho preso un vestitino nero che vi faccio vedere. Poi andando un po' a spasso così, sono andati verso Torino, di qua e di là, ho visto in un negozio un vestitino veramente carino. E adesso vi faccio vedere sia quello nero che ho cambiato al posto della maglietta, che l'altro vestitino. Allora, questo è il primo vestitino, è smanicato, ha questo elastico in vita, che praticamente stringe con una cinturina e ha la lunghezza così, del ginocchio, quindi arriva proprio a livello del mio ginocchio perché io sono bassa, se una è alta è più corto, comunque arriva a livello del ginocchio. Questo vestitino mi piace parecchio, solo che devo metterci un sottogonna perché è un pochettino trasparente, quindi dovrò trovare in merceria o non so dove andare a vedere, forse guardo su internet, non lo so, un sottogonna, così almeno sono tranquilla che non si vede nulla. Questo è il primo. Adesso vi faccio vedere il vestitino invece che ho acquistato in negozio. E poi qui abbiamo il secondo vestitino che è un po' scollato, però basta dargli un punto qui e questo rimane più o meno come l'altro, però come lunghezza abbiamo quel forse centimetro in più. Però avrei bisogno di un consiglio su questo vestito. Allora, siccome a breve avrò un battesimo e sarò la madrina di questa bambina, perché sarà una bambina, non so se è adatto o no per il battesimo. A me piace perché è fresco e ha comunque dei colori abbastanza tranquilli, non so come definirli, mi piace, però non so se è adatto all'occasione, quindi datemi un consiglio se va bene oppure no. Il nero non lo voglio assolutamente usare al battesimo, anche se ho preso da Zuiki un po' di tempo fa un vestitino nero semplice con la bretellina tipo questa del reggiseno, quindi fine, a cuore, tipo corpetto nero e poi scende la gonna un po' più, leggermente più ampia. Però sinceramente l'avevo preso come opzione, però sinceramente vi ripeto, nero a un battesimo mi sembra un po' triste. E quindi volevo mettere qualcosa di colorato, qualcosa di fresco, quindi ditemi cosa ne pensate di questo vestitino, perché diversamente... lunedì se la mia amica, la mamma della bambina, è libera, andiamo a fare un giretto, perché forse anche lei deve cercare ancora qualcosina, non so, o viene solo per farmi compagnia. Voglio comunque andare a vedere di trovare qualcosa da vestire adatto appunto al battesimo e ho bisogno di un consiglio femminile, perché io con tre uomini capite. E quindi vediamo se lunedì lei riesce a venire, se no vado io da sola, vado a vedere qualcosina. Però questo qua mi piaceva perché è fresco, non segna più di tanto, cioè quindi segna il giusto. E poi la lunghezza giusta, dai, con un bel tacco. vediamo, ditemi cosa ne pensate. E niente, mi sono cambiata perché così sono più comoda. E nulla, quindi ditemi cosa ne pensate del vestitino, quello lì con le foglie. Lo so, vi avevo detto nell'altro video che non guardavo più niente con i fiori, ma non ha i fiori, ha le foglie, ve lo assicuro.
tornate un attimo indietro e guardate perché ha le foglioline. E non lo so, perché mi piace, è proprio carino. E niente, quindi aspetto i vostri consigli. Nel frattempo io adesso vado a sistemare la camera, perché appunto stamattina siamo usciti alle 10:15 da casa per portare Mirko appunto a catechismo. E non ho fatto nulla, quindi sistemo la camera e poi mi metterò a preparare qualcosa per cena, visto che sono già le 5:30. E boh, vediamo cosa penso di cucinare, anche perché ho fatto la spesa e quindi non lo so. Bene, vado a sistemare la camera dopo. Allora, si sono fatte ormai le 7:30, ho steso anche la coperta, così a posto anche quella, e adesso mi metto a preparare cena. Allora, siccome oggi non abbiamo fatto la spesa e in settimana ho comprato solo cosa mi serviva, mi trovo con il frigo un po' sprovvisto. Però in dispensa ho trovato questo barattolino di insalata di riso, però in realtà si può usare anche per la pasta, perché io l'ho usato diverse volte per la pasta. È praticamente sott'olio e all'interno ci sono, vediamo un po' se c'è scritto, olive, cetrioli, carciofi, funghi coltivati, carote, capperi e un'altra roba che c'è scritto Agaricus biscorus, non so cosa sia,
non so cosa sia, però vabbè, è buono. E quindi preparerò un po' di pasta con questo, e senza farla apposta, ma mi è venuto in mente quando ho pensato che cosa cucinare, preparerò anche delle friselle col pomodoro fresco, questa volta senza mozzarella. E niente, ho già messo sull'acqua per la pasta e mo mi metto a preparare cena. Tornata qua da voi, perché io sono una persona curiosa, mi sono andata ad informare che cos'è Agaricus, che non è Cius, è Agaricus bisporus. No, ma voi dovete capire che io non ci vedo molto bene, è scritto talmente piccolo che faccio fatica, probabilmente avrò bisogno di una visita oculistica, ma a parte questo mi sono andata su Google a vedere che caspita è. Ed è praticamente il fungo prataiolo. Vi metto una foto qui sopra, che è il fungo classico che conosciamo tutti, lo champignon. Perché qui dice, no? Carciofi, virgola, funghi coltivati, asterisco. E poi c'è scritto questa roba qua che vi ho letto prima, che non la rileggo più. E niente, poi carote e capperi. Allora, quindi abbiamo capito che cos'è questa roba qua strana che avevo letto. Adesso lo so e lo sapete anche voi. Era solo una curiosità che volevo togliermi, e siccome ve l'ho chiesto prima, un attimo fa per voi penso, non lo so, volevo riuscirvi a dare anche una risposta, quindi fare un video anche un po' interessante, nel senso dove spieghiamo anche cose che non sappiamo. Va bene, vado a controllare la pasta se è cotta, va, e smetto di dire cavolate.
Bravo, amore. Guarda che porcile che hai combinato, Kira, guarda. Un porcile combinato. Monella. Una cosa sotto. Monella. Che Monella. Guarda i bastoncini dove butti la carta. Vieni, Kira. No, è finito Kira, è finito, no. Mamma. Allora, mi vedete un po' buia perché, ecco, forse così, sì, così mi si vede. Perché sono fuori, come avete visto, e così i bambini hanno fatto un giretto in bici. Abbiamo fatto cena, ho lavato i piatti, ho sistemato la cucina, cosa che non faccio sempre la sera, però siccome stasera abbiamo cenato presto alle 8:30, eravamo a tavola, 9:15 abbiamo finito di cenare, quindi ho approfittato per sistemare la cucina, così domani mattina mi sveglio e la cucina è a posto. E una cosa che non vi ho fatto vedere, e vi metterò poi una foto qui, è un paio di scarpe che abbiamo acquistato oggi per Mirko. È un bel paio di scarpe, ha un costicino, però non ve lo sto neanche a dire, se siete curiosi andatelo a vedere su Google o da qualche parte, però devo dire che lui era contentissimo e quindi va benissimo così. Ci sacrifichiamo noi genitori per comprare a loro sempre qualcosina che vogliono, che desiderano realmente. Quindi l'abbiamo fatta aspettare un pochettino, ma poi alla fine gliele abbiamo prese e niente, appunto, era contento. Quindi vi ho messo la foto delle scarpe che ha acquistato Mirko. E niente, boh, la giornata è andata così. Io non voglio prolungarmi troppo perché ho paura che questo video venga un po' troppo lungo, quindi io vi saluto, vi auguro una buona settimana, perché voi vedrete questo video lunedì e niente, per me è sabato ma per voi sarà lunedì, quindi ci vediamo la prossima settimana con un nuovo video. Per il momento vi saluto, ciao.